Buongiorno a tutti, mi chiamo Dania e volevo raccontarvi la mia esperienza con Tau Patch. Faccio un piccolo feedback. Nel 2003 mi viene diagnosticata la sclerosi multipla. Inizio delle cure e della leggera fisioterapia per non stancarmi. Ho delle ricadute, ma vengono tutte bloccate con del cortisone. Fino al 2012, quando inizia a mancarmi l'equilibrio. Mi consigliano di utilizzare degli ausili. Un bastone, poi due, il deambulatore e infine per tratti un po' più lunghi la carrozzina. Nel 2015 invece mi dicono che la malattia è in progressione, lenta ma in progressione, e che nel giro di qualche anno probabilmente mi sarei trovata allettata. In quel periodo sentivo parlare del metodo Zamboni e del PTA. Mi sottopongo perciò all'operazione. E nel giro di un paio di mesi la stanchezza cronica della patologia svanisce, non la sento più. Inizio a informarmi su cosa posso io fare per sentirmi meglio. Leggo internet e leggo dell'alimentazione, delle intolleranze e della meditazione. Incontro la mia amica Michela, un maestro yoga, e mi insegna appunto la meditazione e la consapevolezza di se stessi. Nel 2019 invece incontro un diplomato shiatsu, Stefano Bellotto. Dopo un paio di sedute è lui che mi parla per primo di Tau Patch, un dispositivo medico che molto probabilmente sarebbe stato un dispositivo che avrebbe potuto darmi un valore aggiunto a ciò che stavo cercando. Mi lascia il numero di telefono di Stefano Fattore, l'applicatore. Non abita neanche tanto distante da me e dopo averlo sentito, mi dice gentilmente che il giorno dopo avrebbe voluto vedermi perché doveva sentirmi. Il giorno dopo vado nel suo studio. Stefano è una persona meravigliosa. Riesce a farti sentire immediatamente a tuo agio, ha un modo di esprimersi e di esprimere il suo sapere, la sua consapevolezza, non imponendotela, ma proponendotela, suggerendoti determinate cose, mai, mai imposte. E inizia a parlarmi del Tau Patch. All'inizio non riesco a cogliere quanto grandioso sia questo piccolissimo dispositivo applicato addosso direttamente. E invece, dopo la prima seduta, comincio già a sentire che c'è qualcosa di diverso. Ero nel lettino, a pancia in su. Io a pancia in su non muovo le gambe in nessun modo e non muovevo le gambe in nessun modo. E alla fine della prima seduta riesco ad alzare del lettino di qualche centimetro. La sensazione strana che sentivo era la sensazione delle gambe. Sono contentissima. Voglio saperne di più. Inizio così varie sedute con Stefano e mi trovo benissimo. Ora elencare tutto ciò che mi ha dato questo dispositivo faccio fatica. Per prima cosa l'equilibrio che mi era venuto a mancare nel 2012, comincio a riprenderlo. Uso sempre i bastoni, uso sempre il deambulatore e per tratti lunghi sempre la carrozzina, ma io sto in piedi. Cosa riesco a fare? Tante, tante cose. Intanto cucino. Cucinavo sempre da seduta, ora non cucino più da seduta e non solo cucino, sistemo dove ho cucinato, mangio, sistemo dove abbiamo mangiato e riesco a fare tante cose, non solo cucinare, riesco ad andare a fare la spesa e nello stesso giorno e non mi succedeva da tantissimo tempo perché o andavo a fare la spesa o cucinavo, dovevo decidere. In più era impossibile andare a fare dell'altro, io non potevo uscire e andare a fare shopping da sola. Ora ci riesco. Vado col deambulatore
ma la forza che ho me la toglie nessuno. Che altro? Ho provato a toglierli. Ho provato a toglierli dopo un paio di mesi, a rimanere un paio di giorni senza. Li ho rimessi subito e in varie posizioni comincio a comprendere cosa posso avere. Cosa posso dire di chi li ha ideati? Dire che è un genio? Credo che sia scontato. Una persona così, che ti riesce a dare così tanto, io non l'ho mai incontrata. E ho avuto il piacere di vedere delle conferenze, delle videoconferenze in questi periodi, ed è una persona magnifica. Io sono meravigliata da una persona con tanto sapere, che riesce in parole semplici a far capire a chiunque di cosa sta parlando. Potrebbe usare parolone, possiamo dire parole specifiche, scientifiche, tecniche, e invece riesce a trovare il modo per farti capire di cosa sta parlando. Io penso che il dottor Fontana sia un vero genio. E lo ringrazio e mi ha dato veramente tanto, tanto. Grazie.